ragazzi, in questo nuovissimo video di AnswerTech. Dopo mesi e mesi, eccoci ritornati su questo nuovo AnswerTech per rispondere alle vostre domande. Come sempre, per lasciare la vostra domanda dovete scrivere hashtag AnswerTech due punti e scrivete la domanda che volete, quella che vi passa per la testa per prima. E iniziamo subito con le domande. La prima domanda viene fatta da Super Crazy 5000. A quanti anni ti sei appassionato ai giochi sul PC? Sul PC proprio non moltissimo tempo fa, tipo 3 anni, 4 anni fa, ma prima era appunto su console, su PS3. Comunque oggi ha spiegato questa storia. Comunque 3-4 anni fa proprio sono passato totalmente sul computer e mi sono appassionato appunto sul computer. Se la gara mi chiede: conosci l'applicazione Akinator? Ovvio che sì. Se qualcuno ti cerca sull'app può trovarti. Cosa ne pensi? Una figata, cioè, se uno pensa al Jumpitech spunta su Akinator, cazzo, sono famoso, sono Brad Pitt. NetWolf: se ne avessi la possibilità, cosa cambieresti di YouTube e cosa lasceresti così? Bella Jumpy, sono grande, continua così, ciao, grazie per il sono grande. Allora, cosa cambierei di YouTube? Domanda bellissima questa. Cambierei sicuramente il sistema dei commenti, che con Google Plus non mi piace assolutissimamente, anche se molti lo apprezzano, però a me non piace, perché da quando hanno introdotto questo nuovo sistema di commenti i miei commenti nei video sono scesi in modo esponenziale. Per lo più cambierei di brutto la home page di YouTube e soprattutto il sistema dei feed di YouTube, perché praticamente questo video che voi state vedendo sicuramente vi sarà uscito in home, magari non vi è addirittura uscito, quindi siete andati sul mio canale a cercarlo, l'avete cliccato su Facebook. Ma a molti iscritti, cioè ho circa 170.000 iscritti, di quei 170.000 iscritti la notifica proprio sulla home la ricevono se non in 10.000. Quindi alla fin fine iscriversi su YouTube secondo me non ha più un cazzo di senso se poi non vi esce la notifica che siete iscritti a quel canale. Cioè, se uno si deve iscrivere solo per far numero non ha senso, uno si deve iscrivere per ricevere le attività di quel canale, per ricevere i feed sulla propria home page. Ma così non funziona, perché YouTube è rotto. Quel pazzo degli esperimenti mi chiede: pazzo, complimenti, faresti uno scherzo telefonico? Hai mai fatto una rissa? Bella Jumpy, continua così. Faresti uno scherzo telefonico? Sì, l'ho fatto. C'è anche dei, ci sono alcuni video su YouTube. Tra l'altro quello che ha fatto a Morri epico, entrato nella storia di YouTube. Poi mi hai fatto rissa? No, onestamente, perché non sono il tipo e non mi piacciono questo genere di cose. Cioè, le persone manesche non mi piacciono molto e quindi le tengo alla larga. Un utente di nome Lorenzo cosiddetto, cazzo di nome, mi dice: ci fa un tour della tua auto e ci fai vedere il tuo impianto stereo? Bella zia, ti stimo. Grazie per lo stimo, l'impianto della mia auto. Randy mi chiede, ok Randy, perché cane suona una merda, cosa fai nel tempo libero? Ti stimo zio. Allora, nel tempo libero io faccio principalmente YouTube, anche se ormai YouTube non è più tempo libero, ma mi impiega la maggior parte della giornata e quindi è diventato tra virgolette un lavoro. Mentre nel tempo libero cosa faccio? Esco con gli amici, vado in giro, basta, non lo so cosa cazzo faccio, non sono una persona che si diverte tantissimo, ma comunque ogni tanto, appunto, quando non c'è un cazzo da fare, prendo la macchina e vado a fare un giro, tutto qui. Basta. Beb 8965, ti prego spiegami che sono quei numeri. Mi chiede: cosa ne pensi dei youtuber che rovinano la comunità di YouTube? Penso che nessuno rovina la comunità di YouTube, perché ognuno fa una cosa a sé stante, non rovina la comunità di YouTube, perché YouTube è un sito libero e chiunque può mettere quello che gli pare e piace. Piuttosto sono i commenti degli youtuber che rovinano la comunità di YouTube, perché si vuole una YouTube unita, quando poi i primi a spalare merda sugli altri sono youtuber grandi che appunto si sentono superiori e poi vanno ad insultare i youtuber più piccolini che magari fanno determinate cose a loro non piacciono e quindi dice: andiamo a spalare merda su quello, tanto noi abbiamo 600 milioni di iscritti, lui ne ha solo 50.000, quindi possiamo spalargli merda addosso. Ma secondo me non funziona così, ognuno deve farsi i cazzi propri e si campa 100 anni. Giacomo Ventrucci mi chiede: segui Leonardo De Carli? Se sì, un giorno i castori conquisteranno il mondo. Sì, lo segue. Un giorno i castori conquisteranno il mondo. Riccardo Benti mi chiede: qual è la password del TeamSpeak 3? Non c'è nessuna password, di più del TeamSpeak 3 ts3.gamehosting.it 2.9999. Non c'è nessuna password, potete entrare, potete utilizzare le stanze pubbliche, potete crearvi delle stanze private, potete creare delle stanze private, se me lo chiedete, temporanee, potete fare quello che cazzo volete, il TeamSpeak è sempre aperto ed è lì per voi, quindi entrateci e non rompete il cazzo. Xstarter mi chiede:
Cosa ne pensi di Adblock? Bella giampi ti stimo. Io penso che Adblock farà morire il web prima o poi se non si prende veramente un provvedimento. Non parlo proprio di youtuber, guadagni e cose varie perché non mi interessa, ognuno se lo vuole utilizzare lo usa, fa quello che cazzo vuole. Però anche magari siti, cazzo ne so, io scommetto che voi guardate siti di videogiochi, siti sportivi e cose varie. Quei siti campano con la pubblicità. Con Adblock quella pubblicità scompare e prima o poi anche quel sito è destinato a scomparire. Quindi voi, cioè, se avete un servizio, mettiamo caso, utilizzate Adblock e andate a vedere, che cazzo ne so, un sito sportivo molto famoso che è leggetto ogni giorno. Quel sito campa con le pubblicità, voi installate Adblock, quel sito non funziona più e quindi non può portarvi notizie ogni giorno in modo buono, delle notizie giuste. Quindi quel sito va a morire e resta il sito che magari non ha pubblicità ma che vi porta notizie di merda e notizie fasulle. Vi resterà quello che alla fine vi porta notizie fasulle, non so se mi sono spiegato un po' a minchia di cane. Comunque, Adblock porterà a far morire il web, secondo me. Poi ognuno è libero di pensare quel che cazzo vuole. Sterex mi dice, qual è il gioco per old gen, PS1, PS2 e mettiamoci pure PS3 ormai? E per next gen che preferisci? Bella gen. PS1, allora, PS1 preferisco Spyro, ovviamente, Crash Bandicoot. E poi non ce ne sono stati più che mi hanno appassionato più di tanto. Per PS2 amo un gioco veramente fantastico che si chiama Primal. Cioè, secondo me nessuno di voi lo conosce perché è appunto un gioco che non è stato famosissimo, ma veramente è stato un gioco che per me era una cosa assurda. Appunto si chiama Primal. È secondo me uno dei giochi più belli che siano mai stati fatti per la PS2. Per PS3 invece ormai penso a Uncharted 3 perché è l'unico gioco che ho giocato in modo assiduo su quella console. È veramente una cosa assurda, cioè fantastico. Anche se c'è The Last of Us, Heavy Rain, sono comunque giochi che non ho provato ma sono comunque dei capolavori. Anche God of War. E per Next Gen che preferisci? Ancora non ho trovato nulla di sensato su Next Gen. Magari adesso con Watch Dogs potremmo scoprire qualcosa di più bello. Magari vedere questa vera Next Gen, questo Watch Dogs si è proposto il vero primo gioco della Next Gen. Appunto vedremo cosa saprà fare, vedremo appunto se ci saprà stupire o meno. Joele Carlotto mi dice, bella Jumpitech, sei single? Se no, farei mai un video con la tua ragazza o ragazzo? Ragazzo un cazzo, sono edore al 100%. No, sono fidanzato da quasi 4 anni, l'ho detto 6 milioni di volte per magari ancora qui qualcuno è lento ad arrivare nelle cose. Comunque sì, appunto, sono fidanzato da 4 anni, felicemente, sti cazzi. Comunque ragazzi, per questo Answered che era tutto, oggi ho selezionato solo 12 domande perché sono queste quelle più interessanti che sono riuscito a trovare. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto, perché appunto come detto i feed fanno schifo e questo like è sempre importante, e di lasciare un commento con la vostra domanda, così che io nel prossimo Answered che magari la sorteggerò e la risponderò. Non suona bene, ma fate finta che l'ho detto giusto, quindi lasciate un bel like e ciao ciao!